La costa marchigiana è stata frustata impietosamente per tutta la notte scorsa fino alle 10 di questa mattina dal vento di Levante, creando notevoli danni a strutture e attività balneari e cancellando intere concessioni balneari. La conta precisa dei danni è ancora in corso, ma sicuramente parliamo di diverse centinaia di migliaia di euro in ogni città colpita in queste ore e che si vanno ad aggiungere ai milioni di euro accusati dal settore agricolo nell'entroterra, messo in ginocchio dai nubifragi dei giorni scorsi. E la nottata deve ancora passare, come si dice, perché il prossimo fine settimana è previsto un'ulteriore ondata di maltempo che aggraverà ulteriormente le condizioni lungo tutto il litorale marchigiano. A Fano la conta dei danni va da nord a sud, partendo dalla Gimarra, dove il circolo velico è solo un ricordo ormai di ciò che era. Come si vede, stanotte abbiamo avuto una sorpresa. Abbiamo fatto le dune, però non ha servito niente, perché con il mare da Levante ha fatto una grossa mareggiata, c'è l'alta marea, e se le scogliere non vengono rinforzate, come potete ben vedere, guarda, vada quella scogliera, c'è una scogliera lì sotto e non c'è più. Bisogna rinforzare le scogliere. Ma il colpo più duro è stato inferto nella Sassonia, nel tratto senza scogliere, fino al Rastatt, che è diventato la solita piscina a cielo aperto, ma con le strutture balneari a nord in ginocchio, con l'acqua fin dentro i capanni. Occhio! Per l'ennesima volta con i gestori sull'orlo di una crisi di nervi, mentre a sud, dove c'è la scogliera, spiaggia per oltre 100 metri. Siamo a pochi metri dall'anfiteatro Rastatt. Come vedete l'onda lunga sta arrivando fino a un metro in questo momento dalla concessione. Qui il mare è padrone. Annullando le barriere che abbiamo fatto naturali con la ghiaia di un metro e mezzo, che sono ridicole, ma comunque questo è. Praticamente il mare ha oltrepassato, è entrato fino all'interno delle piscine nelle nostre concessioni e nella zona più centrale addirittura è arrivata fino alla passeggiata e nella zona di Bagni Maurizio fino quasi alla passeggiata del Circolo degli Anziani. Quindi da oggi mettiamo in chiaro le cose, che non è una questione dei bagnini, è una questione proprio di commercianti all'altezza della passeggiata, di bagnini, di residenti, perché io non vorrei che arrivassimo già da quest'anno, perché il prossimo Greco Levante il mare porterà via anche questo mezzo metro di ormai rimasto di barriera, di fare come in zona sud, dove il mare entrò dentro le case. Esatto. Quindi cerchiamo di evitarlo, cioè stiamo lottando per avere queste scogliere. Il mare fra un paio di giorni pare che arrivi a 3 metri circa di onda, quindi io non so come saremo messi fra una settimana. Qui la situazione è drammatica, la si può vedere tranquillamente solo con la sabbia che c'è e dove è arrivata. Una cosa così è sconvolgente, cioè non sappiamo veramente il nostro futuro quale sarà. In più non è giusto, mi sembra, ritrovarci in questa situazione e vedendo le nostre attrezzature che sono distrutte e sulle quali abbiamo investito dei soldi per poter lavorare. Quindi io mi auguro che l'amministrazione a questo punto veramente ci dica che ci risolve il problema a breve, a tutti se si può, perché comunque sia, o comunque un all'anno, ma comunque che si risolve il problema, perché ormai è ora di far veramente basta, non se ne può più.